Formula 1 2021 è finalmente tra noi. Quale migliore occasione, dopo aver messo le mani sull'Early Access, per verificare le tanto decantate novità nella fisica del gioco? E allora salite in macchina, abbassate la visiera e seguiteci in questa nostra prima analisi del nuovo titolo targato EA Codemasters. In questo breve primo contatto con le vetture di Formula 1 2021, l'impressione è senza dubbio quella di un discreto passo avanti verso il realismo, nel comportamento delle monoposto e dei rispettivi setup. Ci concentreremo in particolare sui primi due parametri che sono stati letteralmente stravolti rispetto al 2020, il ripartitore di frenata ed il differenziale in pressione, gli unici due settaggi che peraltro si possono cambiare durante la nostra permanenza in pista senza dover andare a modificare il setup. Linea generale invece, seguiranno poi i dovuti approfondimenti più avanti in apposita sede, possiamo tranquillamente dire che come nella realtà, il carico delle vetture di Formula 1 2021 è decisamente diminuito rispetto alla passata stagione. Il retrotreno in particolare produce molto meno carico aerodinamico, complice anche la scelta degli sviluppatori di rivedere completamente i valori di forza delle molle. Senza scendere nel dettaglio, vi basti sapere che quest'anno le molle posteriori più rigide, il parametro 11 nel setup, hanno la stessa forza del valore minimo del 2020, il parametro 1. Non ci stupiamo quindi che la resa aerodinamica ne abbia risentito. Con molta probabilità, per andare a ritrovare quel quid di carico in più, saremo costretti ad aumentare l'incidenza delle ali. Ma torniamo al brake bias e al differenziale. Possiamo finalmente dire addio alla irrealistica e famigerata accoppiata 50-50 che si vedeva in quasi tutti i setup. Impostare il ripartitore della frenata al 50% in Formula 1 2021, infatti, vi garantirà uno spettacolare e realistico testa-coda in ingresso, causato dal repentino bloccaggio delle ruote posteriori. Ricordate il Brake Magic Gate di Hamilton a Baku? Ecco, è l'esatto opposto. Allo stesso modo, un differenziale completamente aperto come nel 2020 non vi offrirà più alcun vantaggio evidente. Ricordiamo che un differenziale in pressione più aperto, con valori verso il 50, aiuta a far girare le ruote ad una velocità diversa, aiutando molto in fase di trazionamento e di inserimento, a scapito ovviamente della potenza. Vediamo però nel dettaglio qualche esempio pratico. Nel primo video impostiamo il ripartitore di frenata al 62%, un valore realistico per una frenata così importante, ma impensabile fino allo scorso anno. Lanciati sul lunghissimo rettilineo principale del Bahrain, arriviamo a 330 km/h alla staccata di curva 1. Con un ripartitore al 62%, la vettura ha tutto il tempo di frenare e si inserisce in curva senza alcun problema. La forza frenante, infatti, è equamente distribuita su tutte e quattro le gomme. In questo secondo video, invece, lo impostiamo al 50%, ovvero al valore standard per il 2020. Nello stesso identico punto di prima, alla stessa identica velocità, ma con un brake bias così impostato al posteriore, la vettura si girerà inesorabilmente non appena andremo a pestare il pedale del freno. L'improvviso e repentino bloccaggio delle ruote posteriori è dovuto proprio a questa ripartizione così sballata. Stiamo dicendo in sostanza alla vettura di frenare unicamente con le ruote posteriori. Come si può osservare, la differenza è abissale. Nel video al rallentatore, poi, possiamo apprezzare il pesante ed improvviso bloccaggio delle posteriori dovuto alla diminuzione del coefficiente di attrito rispetto al suolo, o, per dirla in maniera più semplice, all'eccessivo carico che le gomme non sono state più in grado di gestire e sopportare. Vediamo ora, con l'ausilio della telemetria, cosa è successo in dettaglio nelle due frenate. In questa prima immagine, nella parte in alto, possiamo vedere come con un ripartitore di frenata al 62%, il grafico che indica lo slittamento dell'asse anteriore e posteriore sia pressoché identico, il che significa che la forza frenante è correttamente ripartita tra tutte e quattro le ruote. Nella parte in basso, invece, notiamo come con un ripartitore di frenata al 50%, il grafico dell'asse posteriore schizzi all'improvviso verso l'alto, stando a indicare che la vettura sta cercando di frenare unicamente con l'asse posteriore. È evidente quindi come con un ripartitore al 62% il carico frenante venga distribuito equamente su tutti e quattro i pneumatici in fase di frenata in linea retta. Questo permette alla monoposto di decelerare correttamente, garantendo quindi il grip necessario all'inserimento. Viceversa, con il ripartitore impostato al 50%, abbiamo letteralmente detto alla monoposto: ok, frena solo con le ruote posteriori. Il risultato non poteva che essere un bloccaggio improvviso, perché il solo asse posteriore non è in grado di far rallentare la vettura, dal peso di oltre 700 kg, da 330 km/h a 80 km/h nello spazio di soli 100 metri.
Ritornando allo scorso anno, la situazione è diametralmente opposta. Nel grafico, stesso punto del circuito, stessa velocità indicativamente, e il ripartitore impostato al 50%. Anche in questo caso, il grafico si mostra armonico. Il potere frenante è ripartito correttamente sull'asse anteriore e posteriore. Per quanto riguarda il differenziale, invece, come tutti sappiamo, eravamo abituati a tenerlo fisso al 50% per una trazione più dolce. Quest'anno possiamo farne a meno. Attenzione però, non stiamo ancora prendendo in esame il consumo dei pneumatici. Ricordate sempre che più il differenziale è chiuso, più potenza viene trasmessa alle gomme e più queste si consumano. In queste due prove di partenza, effettuate sul rettilineo prima dell'ultima curva, una con un differenziale al 50 ed una al 75%, possiamo notare come la differenza sia pressoché minima, anzi in questo caso a favore di un differenziale più chiuso. In questa prima immagine, dove ci vengono mostrati i dati telemetrici del differenziale impostato al 50%, notiamo subito come in fase di partenza il differenziale si apra, permettendo alle ruote posteriori di girare ad una velocità diversa, garantendo così una trazione più dolce. Al contrario, in questa seconda immagine, dove vediamo i dati telemetrici del differenziale bloccato al 75%, notiamo come in fase di partenza il differenziale resti completamente chiuso, garantendo sicuramente più velocità ma un'accelerazione più brusca. Sebbene in entrambi i casi abbiamo riscontrato un pattinamento, con un differenziale al 75%, valore, lo ricordiamo, molto alto ed utilizzato appositamente per il test, siamo riusciti ad arrivare da 0 km/h a 200 km/h in soli 100 metri, mentre con il differenziale al 50%, a causa di un'erogazione meno potente che permette alle ruote di girare a diversa velocità, si nota infatti come il grafico della posteriore destra e sinistra sia distante rispetto a quello con differenziale al 75% che appare come un'unica linea, abbiamo raggiunto i 200 km/h in 112 metri. Riportando questo test ad una partenza di un GP, magari proprio del Bahrain dove c'è un rettilineo lunghissimo, potrebbe voler dire avere messo il muso della monoposto dentro la curva prima del nostro avversario. Si conclude qui questo primo approfondimento tecnico su Formula 1 2021, un titolo che, dalle prime impressioni, promette davvero molto molto bene.